Ben ritrovati a tutti quanti. Quest'oggi voglio proporre una ricetta molto semplice con poco movimento di fuoco. Farò una bella tartare di tonno rosso fresco con mango, siamo sul tropicale, e una salsa mojito che vi fa risuscitare, ve lo dice in bocca. Ma andiamo a vedere gli ingredienti. Essendo un antipasto faremo una tartarina di circa un etto per uno, e allora per 4 ci vorrà 400 grammi di tonno. Dopodiché utilizzeremo un po' di sciroppo di menta, il succo di 3 lime, ma raccomando filtrato, rum bianco, un bicchiere, poi ci vorrà un po' di scorza grattugiata di lime, un mango, mango te, se manchi te non si può riprendere. Se mango io, problema. È un casino. Dopodiché 3 cucchiaini di maizena, omido di mais, che è la stessa cosa, o la fecola di patate, è un addensante. Se avete la xantana, che io non so, non so nemmeno pronunciare, che è un addensante naturale, ben venga, bravo Andre. Poi ci vorrà un po' di sale, un po' di pepe e l'olio di velo buono. Essendo una tartare ci vuole quello buono a crudo, proprio er suo. Allora, la prima cosa da fare sarà creare la nostra salsa mojito. Molto semplicemente metteremo in un pentolino il succo del lime, dei 3 lime strizzati, e mi raccomando, ve lo ridio, belli filtrati, che non ci siano le buccine. Sul fuoco accendiamo, poi ci mettiamo un pochino di menta, che viene anche in colore un po' ambiguo, mi sembra. Mescoliamo un pochino, vediamo di che colore intanto fuori esce l'odore. C'è un pochino di menta, ma io ce ne metto un altro gocciolino, mi garba un pochino più verde. Poi ci mettiamo il rum bianco, lo facciamo flambare un pochino così, vedete che flamba Andre, flamba e poi non flamba più, e non flamba non si vede tanto, però te lo posso garantire che flamba, guarda. Sì, perché ora si vede di più, si vede meglio, però flamba, lo fate flambare un pochino, sembra che non ci sia, ma c'è la fiamma. Circa una decina di secondi deve flambare per eliminare proprio l'alcol, la maggior parte dell'alcol, perché una punta di alcol ci dovrà essere nella nostra salsina. Ora si vede, ora si vede. Infatti abbassiamo, vadami in flamba ora. Questo ora l'ha preso. Ha preso bene, l'ho detto, una decina di secondi, poi lo spengiamo con una fiatalla. Spengiamo il tutto, prendete il vostro amido di mais, lo sciogliete con pochissima acqua e un cucchiaino, scioglie tutto piano piano, è meglio pochissima acqua quando fate queste cose qui a sciogliere. E iniziamo a calare un po' alla volta il nostro liquidino e a girare in contemporanea. Mescolate bene, ce ne raggiungete un altro pochino. Vi rifermate, ridate una mescolata e vedrete che vi si addenserà piano piano. Non ce lo mettete sempre tutto insieme, perché delle volte può succedere che vi si addensi prima di mettercelo tutto. Sicché prima di fare danni le versate un pochino alla volta, e a questo punto ce ne metto l'ultime gocce. È venuto un colorino celestino, Andre? Celestino, fata turchina. Fata turchina, sì. Guardate com'è bella cremosa. Deve venirvi una cosina così, che quando si ghiaccia rimarrà ancora un pochino più durina. C'è un'altra cosa da fare, ossia passare la nostra cremina dentro un colino bello fine e immetterla dentro un biberon. Con una marisina vi aiutate a far passare tutto il resto senza che ci vada dentro grumi che vi facciano venire la cremina non bellina. Si fa questo lavoro qua, mi chiedeva Andrea per quale motivo, invece di usarla direttamente, perché c'è il rischio che ci sia qualche grumo, qualche impurità, diciamo. Benissimo, chiudiamo e la lasciamo, anzi non chiudetela perché deve raffreddare, che la lasciate aperta, la ripulite il bordo e la lasciamo un attimino a raffreddare. Dopo aver fatto la nostra salsa mojito non dovremo fare altro che tagliare la nostra tartare, ma prima taglieremo il mango a cubettini piccoli piccoli, che faranno da base alla nostra tartare. Ora ve lo faccio vedere. Allora, il mango, mi raccomando, non deve essere troppo maturo, anzi deve essere un pochino acerbino, deve avere un attimo un po' d'acidulo, no? Va bene? Via la bouche.
lo faremo a striscioline piccoline che poi divideremo a quadratini. Metto dentro il piatto, non lo mettiamo in frigo perché sennò se poi dobbiamo montare il piatto subito e il mago freddo non è il massimo, no? Anche il tonno, mi raccomando, prima di fare le tartare tiratelo fuori un paio d'ore, tanto non mi succede nulla. Sì, prende la temperatura ambiente, è più mangiabile come la tartare di carne, anche se la mangi che è fredda di frigorifero. A questo punto c'è anche da tagliare il tonno. Lo faremo a cubetti leggermente più grandi, così si sentirà anche la differenza. Se come potete vedere ho fatto dei cubetti o dei parallelepipedi più che cubetti molto più grandi del nostro mango, va bene? Lo dovete fare così, molto semplicemente, se le volete fare così, se no le fate come vi pare, come vi dico sempre, così non sbagliate mai. Questa parte via è troppo filamentosa, è sempre meglio non metterla, eh? E allora noi ci sarà una canina qui che mi sta guardando con gli occhioni, allora gli darò un pezzettino perché mi voglio bene. Vai! Una piglia al volo, nemmeno una! Andiamo, vieni! Vai, ora basta! A questo punto, dopo aver tagliato la nostra tartare, la mettiamo dentro un contenitore per condirla. Se la fate subito e la date subito, ci mettete il sale. Se non la fate subito e la volete preparare prima e poi impiattare in un secondo momento, ce lo mettete al momento che impiattate, perché sennò vi cuoce il tonno, va bene? Il sale. Invece noi lo vogliamo bello morbido il tonno, tanto c'è bello scrocchettante quello lì, capito Andrea? Si mette un po' di sale. Ora un po' di pepe, ci diamo una grattatina di buccia di lime che precedentemente io ho lavato. Grattatene veramente pochina perché la buccia del lime è veramente forte. Ci date una grattatina non mettendoci naturalmente il bianco, solo il verdolino, diciamo un terzo della buccia. Ci mettiamo l'olio di bello buono e mescoliamo il tutto. Quest'olio quindi non lo trovate più, allora trovate quello dell'anno nuovo. Mescolate bene, mi raccomando, lo tenete 2 minuti così e ora non c'è altro che da impiattare. Ci vuole un coppa pasta e facciamo così. Prendete un pochino di tonno, mettiamo come base, facciamo un piccolo strato. Con un cucchiaio vi aiutate a schiacciare il tonno che deve essere bello omogeneo della stessa altezza. Dopodiché prendiamo una cucchiaiata del nostro mango, ce lo mettiamo. Anche qui cercate di tappare tutti i buchini che troverete con il mango, lo tappiamo, ci fate un bello stratino anche questo abbastanza della stessa altezza, poi ci rimettete un altro pochino di tonno, tuna fish, e schiacciamo ancora. Dopo aver pigiato a modino il tonno, piano piano, agguantandolo anche un pochino perché sennò non viene via, ecco qua, vedete c'è lo strato che si vede. Si vede Andre? Si vede. Ora si vede più, però ora si vede. Guardate. E abbiamo creato la nostra tartare che serviremo poi a seconda dei gusti dei commensali. Io ci faccio una schizzatina sopra, però lo possiamo anche mettere qua 2 goccioline, una così, oppure una strusciatina così, un altro pochino di pepe e poi per ultimo un'altra girata di olio perché il sale e il pepe andava bene. Ed ecco pronto il nostro piattino. E ora vado all'assaggio. Mamma mia, non vedo l'ora. Siccome l'ho già rimangiata, l'ho servita a diverse persone e mi hanno sempre detto che è una cosa sublime, io prendo tutta la cremina, deve essere sparsa a modino sul tonno così. Poi c'è poco mango, si poteva mettere anche un pochino di mango sopra, mango vegani. Basta, bocca ti fa male troppa. È perfetta. Meglio anche di averla servita alla gente, secondo me, te lo dico. Perché il mango è leggermente acerbino, proprio il punto giusto perché non ti copra il sapore dolciastro che ha, che copra il tonno che è un po' più forte. Tanta tanta roba. E siccome il piatto è mio, ci infilo anche il dito e vi mando un bacione. È sprintante proprio in bocca la cremina. Spero che vi sia piaciuta, una ricettina molto semplice, non ci avete da cucinare troppo, la servite ai vostri commensali che ne piace il crudo, se non ne piace e non lo fate. Un bacione e alla prossima, grazie mille.